San Lorenzo Maggiore sorge nel centro della Napoli antica, dove prima in epoca greca, poi romana, pulsava il cuore culturale e commerciale della città. Il complesso monumentale comprende la splendida chiesa gotica e l'area archeologica, una vera e propria città sepolta nelle profondità del sottosuolo. Si tratta di uno dei monumenti più rappresentativi di Napoli, non solo per la sua bellezza architettonica ed artistica, ma perché rappresenta uno spaccato di 3.500 anni di storia della città. Questo ambiente è di grande interesse, come potete notare, abbiamo ancora i resti sopra al muro in opus reticolatum di un grosso strato di intonaco policromo, presenta la fascia colorata rossa, blu e gialla nell'angolo, come potete notare. Il pavimento, in parte che è andato perduto, in vermiculite, la tecnica proprio utilizzata in epoca romana per le tessere piccole che venivano posizionate, e sicuramente al centro di questo ambiente doveva esserci un grosso decoro che è andato perduto, ma la fascia tutto intorno di colore nero ancora la possiamo ammirare. Anche l'altro ambiente più piccolo presenta parte del mosaico a terra di rivestimento e una piccola fascia di intonaco policromo. Questa cisterna è qualcosa di veramente particolare e unica nel suo genere, non solo per la profondità, ma per come è stata realizzata. Le pareti della cisterna e la copertura sono tutte in blocchi monolitici di epoca greca sicuramente. La grande meraviglia di questa cisterna è data proprio dalla volta che la ricopre. Come potete notare, ci sono blocchi molto spessi, blocchi monolitici, messi uno vicino all'altro, e essendo di epoca greca la cisterna, la meraviglia è proprio questa. I greci non utilizzavano mai l'arco. Come mai la copertura di questa cisterna è stata voltata? C'è una piccola teoria che ancora non ho trovato, però conferma in documenti, e cioè che quasi sicuramente maestranze etrusche erano qui in zona e hanno dato una mano nella realizzazione di quest'opera. Gli etruschi conoscevano l'arco e quindi hanno utilizzato questa tecnica di voltare la cisterna. Naturalmente non erano forniti di cementum, per cui i blocchi sono stati posizionati a secco l'uno sull'altro. Siamo in questo ambiente che è la Popina, che è la panetteria. Questo che vi sto mostrando può sembrare una vasca, ma in effetti non lo è. È la madia, dove veniva impastata la farina col sale e acqua. Perché la madia è in muratura e non è in legno? Per un semplice motivo. Perché i romani mangiavano pane non lievitato, pane azimo, anzi, la lievitazione era considerata una contaminazione della pasta e quindi la pasta lievitata non veniva usata, veniva gettata via. Il fatto che appunto è in muratura e quindi è freddo l'ambiente non rappresentava nessun impedimento, anzi era un fatto ordinario, un fatto normale. L'acqua nella madia arrivava attraverso la canalizzazione, come potete notare, lungo la parete, e questa piccola canaletta che corre lungo il muretto di recinzione della madia stessa, e quindi acqua sempre pronta all'uso. Questo è il forno. Può sembrare piccolo, ma non lo è, perché il pane fatto dai romani era di forma piccola. Pensate alle mense, alle gallette. E bastava quindi riscaldare la base del forno e il pane era bello e cotto.
L'area archeologica di San Lorenzo Maggiore a Napoli venne alla luce a partire dagli scavi del 1954, durante la ricerca di due tombe sepolte al di sotto della chiesa soprastante.